era come un cuscino da letto, c'è qualcuno, no? Che sta dormendo magari. No, no. Guanciale. 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 Sì. Sì. Guanciale, forse per una neuroassociazione, visto che stavamo assaggiando dell'ottima mozzarella. Ah sì, ottimo. Quindi guanciale. Sì, sì. Io vi dico benvenuti, grazie di essere così numerosi per questa che è l'ultima delle serate di Caffeina 2008, questa rassegna culturale. Serata splendida, ovviamente, resa tale da questi due meravigliosi personaggi che mi fanno sentire piccolo piccolo qual è giusto che io mi senta. E quindi vorrei ancora ringraziare Lina Vermüller per essere qui e Paolo Milano. La differenza di serate dove il ringraziamento è solamente di stile e di prassi, qui il ringraziamento è di cuore. E di cuore ve lo dico perché quello che siete tra di voi è il vostro innanzitutto ammiratore, indipendentemente. Un ammiratore che siete tra di voi, quindi in sostanza un sogno. Come dicevo prima a Paolo Villaggio, si tratta di salivazione azzerata per quanto mi riguarda, quindi per una terminologia che ben conosci. Allora, perché in questa situazione ci troviamo qui? Ovviamente il signor Paolo Villaggio, in una rassegna culturale, essendo lui autore di un libro che stavo esagerando, diciamo, ci con la schiena. Una volta è qua uno. Sì. Toglimi questo. Uno per lì. Allora, dagli quelli. È uno più piccolo, ragazzi, questo. Ma quello è il cuscino criminale, però. Vabbè, scusate. Ma metti qua questo. Due. Ce la faccio. Ah, come va? Magnifico. Cambiata la serata. Che bello. Una raccomandazione, però. Prego. Non esageri. Nel complimentare, nell'esagerare, signori, no, altrimenti dopo come prosegue la cosa? Prosegue bene, va crescendo. Sì, allora, ma lui ha esagerato. Io, no, Lina, non ho esagerato. Beh, Lina è, posso dire? Devi dire. Lina è Lina Vermüller, cioè uno dei pilastri del cinema, del teatro in Italia, quindi ci onora veramente con la sua presenza. Io poi di Lina sono stato sempre quasi innamorato, perché è una donna molto affascinante, è molto intelligente, è la verità, è una delle persone più intelligenti e più dirette e priva di sovrastrutture che abbia conosciuto. Alle volte fa impressione perché dice sempre la verità. Dire sempre la verità è scomodo, eh? Non tutti sono in grado di accettare la verità. Noi qui in Italia abbiamo un difetto, forse l'ipocrisia cattolica l'abbiamo ereditata, in effetti il fatto che abbiamo dovuto fingere, soprattutto a Roma, di credere in Dio ha sviluppato, altrimenti il Papa l'impiccava, no? Faceva delle cose terribili, ha sviluppato un'arte straordinaria, l'ipocrisia. Ecco, lei è passata sopra l'ipocrisia. Io con lei ho fatto un film che poi ha avuto un successo, io speriamo che la cavo, forse. Io respiro a fatica, non vorrei morire. No, la prego no, la prego no, la scongiuro. No, è la posizione. Vogliamo mettere un cuscino sotto? No. Ma se vuole una sedia o una poltrona? No. Forse un cuscino sotto. Se vuoi una poltrona. No, va bene così. Proviamo? Va bene. No, per carità, no, non esagerate. Una poltrona? No, proviamo questo cuscino. Proviamo questo cuscino sotto. No, già provato. Sotto, no, alla seduta. Prova sotto la seduta, forse io. Un letto ospedalino. Allora, troppo. Questo è un divano letto, se vuole proviamo. No. Andiamo, ragazzi. Allora, questo per dire. Paolo Villaggio, lei saprà che Lina Vermüller, ovviamente, è una sua grande amica, ma è anche una madrina di questa città, sta divenendo. Madrina d'eccezione del Tuscio Opera Festival. Giuro che non era un vero trasloco, doveva essere un trasloco, però. Se sta comodo qua, togliamo il divano. No, direi che senza togliere il divano. Come vuole lei? L'ideale sarebbe di mezzo che fiori, no? Non si può fare. Se vuole andiamo. No, però come grande. Dammi la mano.
Vediamo, eh. Dammi il cuscino. Due. Basta. Però sono a sfavore di... Vogliamo il divano. Vogliamo il divano, dai, grazie. Vogliamo. No, 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 no. Ecco fatto. Così. Straordinario. No, capito, siamo a sfavore di loro. Questa è la cosa migliore, sì. È perfetto così, eh? Sì, è perfetto. Prima diceva lui, ma che facciamo? La sala, la piazza è piena, eccetera. Ma allora ero un po' imbarazzato, ho pensato che si può fare per intrattenere. E già questo escamotato, capite, no? Certe parole straniere, questo escamotato della poltrona è, fa parte dello spettacolo, non sa. È la prima volta in vita mia che, voglio dire, intrattengo il pubblico solo con la poltrona. Che si muove da sé. No, una mossa lui veramente. Beh, non lo diciamo, è uno stuntman, non si è visto. Siamo un po' lontani. Sì, un po' tanto, mi sento un po' a disagio della distanza. Senti? Spingi la poltrona. Possiamo mica fare. Spingi la poltrona verso là. Ce la fai? Spingi, due. Non ce la fai. Oddio mio. No, aspetta. Alza di là. Alza di qua. No, di più, ragazzi. Io penso al tappeto, guarda. Di più, avanti, sopra. Bene. Che meraviglia. Spero che una mezza tentazione dire, beh, signori. Guardate che hanno combinato, ragazzi. Ah no, state bravissimi, insomma. Cioè, dato il momento felice che abbiamo, io potrei dire, direi che la serata potrebbe. Che ha fatto? Niente, sono venuti, c'era la famiglia, ha parlato uno, adesso non ricordo il suo nome, ha detto delle cose non credibili, e poi c'è stato l'aggiustamento della poltrona. Ha parlato, non ha detto una parola, niente. Va bene. Ragazzi, la serata finisce. Sì, noi vi ringraziamo di essere stati qui, vi diamo appuntamento al prossimo anno. Quello che è importante dire, e che ci preme dire, è che Paolo Villaggio questa sera, insieme all'amica Lina Vermuller, alla quale dovrò chiedere poi una cosa relativa alla sua attività, che si lega con la nostra città. No, posso? Puoi fare quello che vuoi, ma non esagerare. No, quello che volevo dire è questo, perché è una cosa che è importante e che ci tengo a farla. Lina Vermuller lo scorso anno ha deciso di tornare alla regia e l'ha fatto in questa città, con Le Nozze di Figaro. Questa cosa ci ha permesso di essere su, e l'ha fatta all'interno del tuo Sciavola Festival, evidentemente. L'ha fatta con Iob, però, fondamentale. E io ero lì che volevo arrivare. Con le scene del grande maestro Iob, che purtroppo è venuto a mancare quest'anno, al quale io mi sento di dedicare il pensiero. Grazie, grande pensiero. Questo suo ritorno ha permesso di essere Viterbo sulle copertine dei giornali e in tutto il mondo. Quest'anno Lina Vermuller decide di fare un altro debutto. Cosa fa? All'interno del Tour Sciavola Festival, il 30 giugno in Piazza San Lorenzo, con Peccati di Allegria, di e attenzione, e con Lina Vermuller. Perché Lina Vermuller fa il suo solito da attrice. In realtà interpreterà se stessa. Esageriamo. No? Però sosterrà un'intera opera, perché con i suoi ricordi, la sua vita, attraverso una cosa amorosa, perché parlo della musica nel cinema, quindi il cinema mi appartiene, al mio mondo, quindi non poteva mi fa piacere. Però adesso cominciamo a parlare tanto di me, e questo volevo fare questo pensiero che si legava molto a quel momento. Ma che forse qualcuno di loro l'avrà anche visto. No, ma senza dubbio. Quindi siamo qui con Lina Vermuller, ha accettato carinamente di essere qui in occasione della presentazione del libro di Paolo Villaggio. Ovviamente, Storia della libertà di pensiero, libro che in questi giorni ha raggiunto 85.000 copie di vendita, edito da Feltrinelli,
un volume, questo libro, pensate, in soli 2 mesi di vita, credo non di più, è tre, stato tre, da aprile siamo. Sì. Dopo circa però 2 mesi e poco più ha ricevuto un premio. 4 mesi, ho fatto un conto. 5 giugno quanto tempo aveva? Beh, 4 mesi per fare i conti. Va bene, non li facciamo. Ha ricevuto il premio Flaiano per la satira. Il giorno prima in cui la signora Vermeule riceveva il Pegaso per la carriera, sì, riferito ovviamente a Enrico Iotti. E quindi questo libro, entriamo nel vivo, non è un saggio, non è un libro di filosofia e non è un riuscitissimo esempio di romanzo comico. Storia della libertà di pensiero è tutte e tre queste cose insieme. Perché? E come le è venuta questa idea e da dove nasce l'impulso, che poi da quanto si legge è irrefrenabile, di riscrivere... Adesso dovrei parlare, dire no... Se vuole sì, se no muoviamo un po' la poltrona per 3 minuti. Ma sì, dai, parliamo anche... Voglio dire... L'alternativa, dico. È un libro curioso perché in genere io ho scritto molti libri però con intenzioni comiche e poi tutto uno serato ho fatto un tentativo con Feltrinelli. Vedete la copertina? Oh, chi vuole poi adesso, lì ci sono dei libri che io firmerò. Devono pagarli i libri? Sì. Questa è una cosa. Devono comprarli e pagarli. Costano 13 euro, va bene. Questo libro è una rivisitazione di personaggi famosi della storia, rivisti. Per esempio, già gli imperatori romani avevano gli storici pagati, Plutarco, Tacito, che scrivevano delle cose dell'imperatore, voi capite, no? Molto importanti, non avevano le televisioni a disposizione, ma avevano gli storici, quindi alcuni imperatori, per esempio, e questo è il mio tentativo, sono stati sputtanati. Nerone, per esempio, Nerone, è un imbecille, forse omosessuale, con la mamma, ucciso dallo schiavo, suonava la lira, ha perseguitato i cristiani e ha bruciato Roma. Nulla di tutto questo, mi sono documentato. Nerone è stato quello che ha inventato un servizio volontariato di antincendio addirittura. Quindi lui non ha solo, la soburra era in legno, quindi è chiaro, capite, bastava un fornello e bruciato, non erano i cristiani. E poi era un tempo di libertà religiosa, che non è vero che lui abbia perseguitato i cristiani. È stato un grande imperatore, però l'hanno fatto fuori gli storici, naturalmente, pericolosissimi gli storici. Tuttora io penso che molti personaggi sono stati molto sputtanati e forse saranno riabilitati. Qui i personaggi che cerco di riabilitare, mi dai il libro un attimo? Certo. Cercami tu che sei ancora in vita. Prego. Cercami la pagina che riguarda che fine faranno di Nerone. No, Nerone, Gesù. Gesù. Questa è una cosa, ve la posso leggere un attimo, no? Perché è una cosa che mi sta a cuore, che è piuttosto curiosa. L'hai trovato? Sì, ce l'ho. Giuda. Giuda io. 115, bravo. Chi è che 107, 115. Dammi. Giuda. Adesso per dirvi qual è lo spirito vero del libro. Qui, dopo la vita, la storia e tutte le disavventure di Gesù, che poi sono state disavventure anche del padre Giuseppe, poverato, pensateci bene, un uomo con una falegnameria molto avviata, aveva altri 2 figli che lavoravano, terzo figlio, ma insomma, era un po' strano. La mamma è stata eroica, perché la mamma non ha mai accettato l'idea che fosse uno squilibrato. E le cose sono andate avanti per un po' di tempo, lui ha fatto danni a Cana, lo sapete, ha trasformato l'acqua in vino, una cosa impossibile, pane e pesci, eccetera. Ma i miracoli sono Lazzaro, poi immaginate gli eredi che si erano illusi di ereditare, è arrivato questo e l'ha risuscitato. Vabbè, la cosa direi più grave è stata quando lui ha detto lì, fronte al Sinedrio, Caifa, gli ebrei, io sono il Messia, vi rendete conto? L'hanno subito processato, poi lui ha detto io sono il re dei re, io sono figlio di Dio, sono Dio. Vabbè,
l'hanno subito affidata alla legione siriana, l'hanno portato su a Golgotha con altri 40 condannati e l'hanno ucciso. Fortunatamente c'è stato Longino, uno di quelli, centurione romano, che impressionato dalle urla, perché lui era molto spaventato, urlava padre, padre, e turbava un po' la morte di tutti gli altri, gli ha dato un penoso colpo di lancia e l'ha ammazzato. Presente in tutto questo la madre, una donna straordinaria, ma più straordinario di tutti è Giuda. Giuda era il più giovane degli apostoli, era il più intelligente, era il delfino di Gesù, era una specie di letta, no? Nell'ultima cena Gesù, che poi aveva già programmato la sua biografia, aveva bisogno anche di un traditore e ha fatto un'inchiesta, si è rivolto prima a Pietro, l'anziano, ha detto te la senti tu, e Pietro ha detto no maestro, un traditore no, e gli altri, gli evangelisti, Luca, Marco, no, no, Gesù, Gesù, come lo chiamavano, traditore no, si è alzato Giuda, pensate alla santità più giovane, ha detto, Gesù, io farò il traditore, e ha accettato, un atto di santità straordinario, il ruolo eterno del Giuda, del traditore, per sempre. Difatti tuttora, quando noi vogliamo proprio dare un giudizio feroce, tremendo su una persona, diciamo quello è un Giuda. Quindi in questo libro c'è la possibilità di rivedere assolutamente quest'atto eroico che ha fatto Giuda, che poi addirittura l'ha coronato impiccandosi a un albero di fico selvatico. Il libro è molto divertente. All'inizio io un po' di paura, perché in genere in questi libri c'è la copertina con la faccia del comico, eccetera. Invece questo è l'aspetto di un libro serio quasi, però è un libro molto divertente ed è stato forse accettato dal pubblico che l'ha comprato. Voi sapete che 85.000 copie, come ha detto lui, è la verità, non ha esagerato, sono una cifra straordinaria, a parte naturalmente Camilleri o Tizzetto. Quelli sono fenomeni. 85.000 copie è una cosa molto curiosa che mi lusinga. Difatti adesso ho intenzione di fare in teatro con un impresario abbastanza conosciuto. Seminoto, diciamo. Seminoto. No, che seminoto. Maurizio Costanzo, lo conosce. Con i baffi. Le mai visti? Sì. Ecco, io sto scrivendo un monologo nel quale racconto più o meno la storia di personaggi che sono. Io ve li dov'è l'indice? L'ultimissima pagina. È sicuro? Giuro. Dunque, i personaggi sono Socrate, Giulio Cesare, Cesare di Nazareth, Cristoforo Colombo, Savonarola, Giordano Bruno, Galilei. L'unico che non è stato poi veramente perseguitato ed è stato ucciso, perché gli altri sono morti tutti, se ci pensate Socrate è stato condannato da Pericle, che era una democrazia liberale quella di Pericle, però lui aveva un po' esagerato, aveva negato la presenza degli dei sull'Olimpo e l'ha obbligato ad autoavvelenarsi. Giulio Cesare è stato accoltellato quasi dai suoi fratelli. Gesù di Nazareth è stato crocifisso. Colombo ha passate di cotte e di crude per i saggi di Salamanca, lui si è salvato con l'uovo. Lui aveva la fortuna di avere da bambino a Genova, nel quartiere di Sarzano, una madre che tutte le mattine lo svegliava e diceva Cristoforo, il tuo uovo, ma non aveva il portauovo, e prendeva l'uovo sotto, lo schiacciava e l'uovo stava in piedi. Quando lui di fronte ai saggi di Salamanca gli hanno detto dimostra come la terra può stare in piedi da sola con l'universo, lui ha detto datemi un nuovo soto, e ha portato un nuovo soto, tanto applauso, e si è in qualche modo salvato Giordano Bruno, lo sapete.
Campo dei Fiori anno domini 1600 è stato bruciato vivo. Savonarola invece è stato prima impiccato, abbiamo rubato gli ori, insomma, no, lo Savonarola aveva una specie di spirito di contraddizione. Lui girava per Firenze nel quartiere intorno al mercato di San Lorenzo e vedeva il campanello di gente e si infiltrava, ascoltava pochissimo di quello che non sopportava la voce umana lui. E appena aveva un varco, non una barzelletta come Berlusconi, no? Ma violentissimo, cominciava a contraddire tutti, fino a che a Roma l'hanno chiamato. Sapete che Savonarola non è stato bruciato vivo, è stato prima impiccato, l'hanno bruciato poi il cadavere. La figura più patetica forse è quella di Galilei. Galilei, Galilei aveva una coscienza ipertrofica, era un uomo straordinario. Era in contatto diretto e epistolare con Keplero e vedeva con un canocchiale artigianale non l'ombra della Terra sulla Luna, già importantissimo, ma vedeva addirittura le lune di Giove. E allora, timidamente, aveva il sospetto che la Chiesa stesse sbagliando e allora ha detto a Roma: guardate che vi sbagliate, signori, vi conviene, guardate, io ho uno strumento magico che sono costruito, vi voglio dimostrare che la Terra è tonda e non è al centro dell'universo. Sì, hanno detto questi, venghi, venghi, per parlavano. Il cardinale Bellarmino l'ha chiamato, era il capo dell'Inquisizione, e l'hanno per 7 anni torturato. Ora, una coscienza come quella sensibilissima di Galileo è stata tale che alla fine è stato costretto, pensate, lui che vedeva col suo canocchiale artigianale le lune di Giove, è stato costretto a scrivere, a sottoscrivere una biola, una biola umiliante, terribile. Io, Galileo Galilei, nato a Pisa, poi professore a Padova, riconosco di essere un pezzo di merda, più o meno una cosa così, e riconosco che avete ragione voi, che la Terra è piatta, come una frittata di cipolle, perché qui non posso dire. Gli hanno requisito tutto, e qui c'è naturalmente, e di notte, nella sua stanza, era tornato a Pisa, quando vedeva l'ombra della Terra sulla Luna, annusava l'aria, sentiva l'odore di bitosforo, non di cipolla, perché la Terra non ha mangiato le cipolle, e piangeva delle lacrime. Perché? Piangeva perché non aveva avuto il coraggio di dire quello che era la verità. Poi un papa polacco l'ha riabilitato dopo 500 anni, ha detto: quindi chiediamo scusa. E la Chiesa fa di questi errori. E in questo libro c'è soprattutto un'accusa continua contro l'aspetto frenante della Chiesa. Ma perché aspetto frenante? Perché ha cercato desperatamente di consolidare il suo potere. A questo proposito vorrei che dicesse le parole Lina, che no, che lei non sia lucido, ma Lina è più, no, è sicuramente più lucida, è efficace. Io ancora mi meraviglio che non sia finito nelle prigioni pontificie, non è detto che lo finisca a Castel Sant'Angelo, perché è talmente lucida e spiritosa la sua analisi del comportamento della Chiesa che a voglia chiede scuse, ci vorrebbero a tanti di scuse. E quindi vabbè, quello, la cosa bella, mi piacerebbe che Paolo descrivesse tutta la storia dei grandi personaggi, perché è una tale gioia leggerlo, è così spiritoso, divertente, anche analitico, è mai sciocco o facendo un grottesco tirato, no, è sempre nel pentagramma del personaggio e del valore del personaggio. È un libro piacevolissimo, io mi auguro che voi lo compriate e lo leggiate, perché veramente anche per i cosiddetti ragazzi, i cosiddetti giovani, che spesso vengono avvicinati a questi personaggi, alla storia della cultura in maniera, diciamo, scolastica, cioè rompi coglioni, invece in questo libro c'è un'apertura che alla fine va via con questo mazzo di personaggi straordinari che te li porti dietro. E Paolo, il problema di Paolo è che è troppo talento, perché era talentatissimo scrittore, talentatissimo attore, talentatissimo comico, poi amava anche la vita, cosa che effettivamente devo dire che non è così. Veramente, malgrado ne abbia fatte tante, ne poteva fare anche tante di più e ne farà
ancora va detto, per nostra gioia da tutte le parti, perché certamente è stato forse lui un grandissimo attore, ma è anche un grandissimo comico, ed è, ci ha rallegrato, non so, insomma una vita ci ha fatto sorridere, mai in maniera sciocca, sempre con questa linea. Però questo rapporto, diciamo, col mondo culturale è veramente, devo usare una parolaccia, magico, perché ti si porta dentro con una grazia, con una leggerezza, con un'allegria, direi, e con una semplicità di racconto, se non fosse quasi un insulto, direi persino quasi giornalistico, è una passeggiata bellissima nella storia che si fa con lui. Ora, Paolo, io posso parlare 48 ore? No, difatti va bene così. Ma no. No. Invece, poi quest'indice, mi rendo conto che purtroppo io ho raccontato, riabilitato, sputtanato solo uomini, come se la storia del pianeta fosse stata fatta da uomini. Allora, ho deciso, naturalmente, visto il successo del libro, Mondadori mi ha dato un anticipo tale come Ronaldinho, non ho dato un sacco di soldi, e allora mi riprometto, e sto facendo un tentativo di rivalutare delle donne, molte donne famose che sono state poi non riconosciute, sputtanate, direi, sottovalutate dalla storia. Per esempio Eva Braun. Eva Braun è una che è sempre stata considerata l'amante di Hitler, un imbecille. Quando a Berchtesgaden, un nido d'aquila, nel 1945, nell'aprile, le hanno detto: guardate, signora, che lui ormai è circondato dai russi, sta per morire, quindi lei rimanga qui, bella, tranquilla. Lei ha guardato chi gli proponeva questa cosa con disprezzo, ha detto: mi dia una macchina, ed è andata attraversando anche le linee sovietiche, pensate, a Berlino, è entrata nel bunker, si è sposata e lui l'ha avvelenata, cioè un altro amore. Un'altra che voglio riabilitare è la signora Berlusconi, come sempre, che passa con l'aereo. Un'altra è Claretta Petacci. Claretta Petacci era in macchina con lui, buonanima, vabbè, buonanima aveva dei difetti tremendi, ha dichiarato guerra agli americani, insomma, una cosa, sinceramente, quando sono passati, ricordo, l'ottava armata americana a Nervi, dove c'ero io, ci hanno messo 7 giorni, cingolata, fermata, e mio padre era con un signore anziano lì vicino, che era l'ingegnere Pisano, guardi armati, cingolati, cannoni, cingolati, armati, 7 giorni e 7 notti. Allora questo vecchio ha detto a mio padre: scusi, una domanda forse, ma secondo lei, quello lì di Roma, pelato, ma come cazzo gli è venuto in mente di dichiararsi a questo? Mio padre è rimasto un po' sorpreso. E ricordo che ha detto, ma non lo so, sinceramente, ah, sa che cosa, non aveva il Vegostini a casa, perché bastava che avesse aperto a casa alla voce USA, Stati Uniti d'America, vedeva il numero di automobili uguale che agli armati. Vabbè, io trovo che Claretta sia stato un episodio straordinario, perché è voluta partire con lui. Avevano 3 automobili, una era piena di lingotti d'oro. Mi ferma col mondante Valerio, che forse non solo degli anziani ricordano il nome, ha fermato le macchine a Dongo, sul lago, ha visto l'oro, ha detto: lo processo subito, no, il processo un cazzo, va a prendere l'oro. E ha visto Claretta e ha detto: signora, guardi, adesso devo fucilare questi qua per ovvi motivi, lei se vuole la faccio accompagnare a Milano, poi trova. Lei l'ha guardato, questa è la mia intenzione, l'ha guardato con disprezzo e ha detto: signore, non mi rompe i coglioni, lei non sa cos'è amare un uomo, e si è fatta fucilare. Quindi mi sembra che riabilitare Claretta Petacci sia un'impresa abbastanza graziosa. Ma Madame Curie, per esempio, Madame Curie, voi non lo sapete, era la prima della classe, di un'intelligenza bruttina, che potevo dire un cesso proprio. Però aveva un compagno di scuola che era figo,
allora, lei era pazza di quest'uomo, il marito. Lui muore, lei ha avuto la grandezza di lasciar credere che lui era il creatore di tutto. Lui era un imbecille. Vabbè, insomma, più o meno io farò questo tentativo di riabilitazione di certe donne famose che sono state sottovalutate completamente. Però dalla storia. Ti pregherei di lasciare anche un bello spazio alle regine cattive. Perché le regine cattive sono molto interessanti. Le Elisabete d'Inghilterra, di Russia, le Maria Teresa, insomma, ci sono delle storie bellissime anche nella cattiveria, che sennò diventiamo troppo buoni. Sì, è vero. Sì, beh, ce ne sono alcune da ricovere immediato in manicomio, come Giovanna d'Arco sentiva le voci e quindi c'è scampo. Voglio dire, Giovanna d'Arco è stata beatificata, santificata, adesso voglio dire sarebbe in una casa di cura ben protetta, manicomio puro. Santa Teresa d'Avila, per esempio. Santa Teresa d'Avila aveva degli orgasmi guardando. Sì, gli orgasmi succedanei, pensate, ma senza masturbarsi, ma tenendo gli occhi fissi sul cuore sanguinante di Gesù. Se ci pensate è abbastanza strampalato, non so perché non l'hanno bruciata via. Va bene, io vorrei fare questi tentativi più o meno, perché ho capito che forse tutto questo tanto è una chiave che può funzionare. Adesso io tenterò di farlo anche in teatro, come ha detto lui. In teatro sono indeciso, poi mi consulterò anche con lei, perché non so se convenga in uno schermo proiettare anche certi le immagini, per esempio, di Galileo, di Socrate, di Giulio Cesare, per avere anche un po' una doppia visione, cioè un primo piano mio e sul fondo invece. Vabbè, che dirvi, io trovo che il mestiere, adesso parliamo di altre cose, prima a tavola siamo stati un attimo in quel ristorante che vi consiglio a mangiare della mozzarella, che è altrettanto la mozzarella sardiana. Non sapevo che a Viterbo facesse della mozzarella competitiva con quella campana e barese. Sapevate voi? Beh, voi siete di qua. O è una truffa, non è mozzarella. Abbiamo comprata in Puglia. Ah, è vero che abbiamo comprata in Puglia. No, si diceva con Lina che noi abbiamo avuto il privilegio assoluto, almeno io e anche lei, di vivere almeno 30-40 anni della nostra vita in uno stato di ebbrezza, di grande felicità, perché vedete, c'è poco da dire. Il successo all'inizio ti arriva alle spalle e non ci credi e ti gratifica, ma non tanto, perché non sai se ancora sia vero successo, sia un momento di fortuna. Poi improvvisamente siamo trovati a essere immersi nel successo. Successo, signori, nella cultura che abbiamo ereditato oltrecielo è tutto, cioè si vive soprattutto e si è felici per il successo. Il successo ti dà fortuna, soldi, ti dà tutto, tutto. Però, ti dà poi... però cioè, credo che ci sia una differenza tra il successo, diciamo, hollywoodiano e quello che abbiamo vissuto noi, perché la forza di quel meraviglioso periodo non era solo il successo di uno, cioè di Paola, era un gruppo di qualità che era una specie di magna cauda dietro cui era straordinario, sì, infatti. Cioè Pellini, capito? Voglio dire, ce n'erano tanti, non era una sola. Se uno dovesse scegliere tra il successo e gli amici, cosa sceglie? Alla fine sceglie gli amici, credo. Sì, sì, ma scegliamo, si dice in italiano. Scegliamo, vabbè, insomma, fate voi. Amici di successo, perché tutto considerato, vedete, a me è successo una cosa che succede a tutti quelli che hanno successo. Improvvisamente cerchi di frequentare solo i pari grado. E i vecchi compagni di scuola mi dicevi, almeno io, dopo, ragazzi, dopo ci vedremo, adesso no, nel senso adesso non posso, cioè avevi cambiato assetto anche, gli amici erano tutti di grande fortuna.
E poi i posti a quei tempi erano straordinari. Ricordo che avevamo delle case, delle vacanze, delle barche in una Sardegna, che era la Costa Smeralda, che era incontaminata. Vi rendete conto qual è il privilegio? Non c'era l'inquinamento, quindi c'era un odore di mare che era straordinario. Ci sono i cormorani ancora vicino alla riva. Adesso i cormorani sono spariti perché ci sono più pesci, perché ci sono 200 barche nel porto di Porto Rotondo. A quei tempi le barche erano una, per puro caso, e veniva guardata anche con sospetto. Adesso 800 barche. Sì, lo stanno abbattendo. Stanno abbattendo. Va bene. No, vedo che adesso vogliono riabilitare i cani, non so, hanno le scimmie. No, ho letto che le scimmie avranno diritto a essere, cos'è? Forse qualcuno di voi lo sa. Hanno diritto di cittadinanza? Che? Gli diranno le impronte digitali. Le impronte digitali alle scimmie, no, l'assistenza sanitaria come per. No, adesso non scherzate, è la verità, c'è una proposta per in qualche modo dare un'assistenza sanitaria gratuita alle scimmie. Come al pari di un animale domestico, insomma, considerato come per. Ma quante ce ne sono le scimmie in Italia? Ce ne sono sì, per quello. 50, quante ce ne sono? Non vogliono rischiare. Però io voglio dire che quello è stato un periodo meraviglioso. Un periodo meraviglioso perché gli amici erano meravigliosi, perché i posti erano meravigliosi, e poi perché c'erano i soldi, e poi perché c'era successo. Quindi è stato un cocktail straordinario, diciamoci la verità. Adesso le cose un pochettino si sono modificate. Per esempio l'inquinamento ha cambiato assolutamente quella zona della Sardegna nella quale facevamo le vacanze. Non c'è più. È assolutamente irrecuperabile, credetemi. È difficile, sembra un discorso da anziano, nostalgico, dire ma come si fanno a conservare gli odori? Gli odori non si possono raccontare, né fotografare, né incidere. Si può in una fotografia al massimo ricordare quel periodo, ma gli odori non ci sono più. Bisognerebbe avere magicamente la possibilità. Ogni tanto sto pensando, potrebbe conservare in boccetti ben sigillati, boccetti, dei boccetti, ho detto boccetti perché è una malattia venerea che non riesco a controllare, va bene, capita, non lo dite questo, non mi raccomando. Per non parlare che in questa visione meravigliosa del passato c'entra anche il boccetto di acchiappo, che Paolo era un acchiappone. Paolo era un acchiappone, piaceva moltissimo, era pieno di belle donne. Cioè, quello è un elemento che, per carità, voglio dire che adesso, anzi, ovviamente, Paolo, però voglio dire che allora c'era anche quell'elemento lì, che forse in un momento di stupidaggine lo chiamano pure giovinezza, per esempio, insomma. Che dici? Dico che mi piacerebbe poter conservare, allora, vedete, gli odori hanno la facoltà di colpire la zona sentimentale, per esempio se tu senti una canzone razionalmente, c'è una canzone che mi ricorda quella lì, oppure quella gita scolastica, oppure la foto, ma guarda questo qui, quello lì poverino. Gli odori invece no, ti arrivano a tradimento, le spalle vanno a colpire, tu senti una specie di strano sentimento, di felicità, di allegria, e ti dici ma che mi succede? E poi capisci che è l'odore del mare che c'era allora, l'odore del pitossolo che c'era in Liguria quando avevo 18 anni. E allora mi piacerebbe poter conservare, sarebbe bello se si potesse, conservare in boccetti ben sigillati l'odore del mare che c'era in Sardegna in quegli anni, l'odore del pitossolo che c'era in Liguria negli anni 50. E quando insomma hai voglia di una leggera emozione, che sapete poi invecchiando quello che capita, è una leggera, leggera malinconia, la malinconia di non avere più la possibilità di poter programmare lungo fra 20 anni. Io già quando leggo Punti di Messina lavoro nel 2020, mi piacerebbe andare all'inaugurazione, ma forse non ce la faccio, quindi la malinconia è tipica forse di una certa età, e mi piacerebbe avere questi boccetti nei momenti di malinconia da stappare di notte, abusarli profondamente, mare della Sardegna. Allora niente, l'allegria di quel periodo, il successo di
gli amici erano Lina Vermeuler, il signor Tognazzi, il signor Gassman, il signor De André e molti molti altri, erano veramente straordinari. E quindi mi piacerebbe avere questa una cosa per, che potete anche dire in giro, un boccetto piccolo, speciale, nel quale c'è l'odore di mia moglie quando aveva 15 anni, ma quello sarebbe, poterlo ricordare. Beh, io dei tentativi li ho fatti, per esempio. I primi esperimenti, le prime avventure sessuali le ho fatte nelle cabine dei bagni lì da Genova, in legno, odore di legno delle cabine. Io che adesso sono quasi completamente impotente, questo ho tentato, ecco, di fare ancora qualche tentativo in una cabina di legno. Non lo fate, è una delusione. Ma io parlo volentieri, ma è talmente piacevole ascoltare lui. Che... Allora ci dica, no, ci dica un difetto di Paolo Villaggio, se ce l'ha. Un difetto. Uno solo, vabbè, anche uno, quello più. Non lo so, io li considero dei pregi. A me piace moltissimo il fatto, per esempio, anzi io Paolo lo vorrei vedere sempre nudo, perché adoro queste forme. No, ha una sua grande bellezza. Lui si è mollato su questa cosa e ha fatto bene, perché è diventato un patriarca della mancia. E questo è bellissimo. È bellissimo perché è una posizione rispetto alla vita. Certo. Forse la sua pancia non odora più di quel legno delle cabine, però è una cosa. Sì, però dormo seduto. Adesso non so se c'è qualcuno che ha purtroppo questo baule. Ecco, la cosa più fastidiosa è che non ce la fai più a dormire a pancia in giù, non parliamo neppure perché diventi una bascula, no? Allora dormi sul fianco e poi dormi con due. 3, 4, 5, 5 cuscini, quindi tutte le volte che arrivo in un albergo nuovo, al portiere dico mi porti subito su 6 cuscini, questo mi parla, 6. E poi adesso sono arrivato invece alla poltrona, cioè dico scusi, c'è una poltrona molto comoda, perché dice c'è per dormire e ti guardano naturalmente. Lei dice è un vantaggio, sì, fino a un certo punto, dico la verità. Va bene. Che è una forma di bellezza, io dico, trovo, perché io trovo molto più bello Paolo adesso di quando era un giovinotto di grande successo, anche adesso, però allora era meno bello secondo me, ripeto, perché anche io forse sono andato a chiudere, però comunque io sono. Io ti ringrazio, sento però una. Che non la pensano come a me? Beh no, una mancanza di consenso per fatto del mondo. Non è vero, fate un applauso. Bravo. No, Paolo è bellissimo adesso. Ed è anche bellissima questa sua capacità affabulatrice, che prima facendo film, tanti film, eccetera, eccetera, non aveva più, aveva già scritto tanti libri, ma non aveva più il tempo, la voglia, il piacere e anche, diciamo, poi la pigrizia di lasciarsi andare a incontri come questi, che invece sono una gioia per me e sicuramente penso anche per voi, perché lui è un grande affabulatore. Non bisogna dimenticare che il fatto dell'affabulare, cioè di raccontare una favola, magari che è la storia della propria vita, è sempre stata la prima forma di tutto, di teatro, di cinema, di spettacolo, di intrattenimento. Ed è gli incontri personali vivi, di un pubblico vivo, una persona viva, anche se ogni tanto non so, viva come lui, è un grande, è una cosa che è assolutamente più importante che non con il cinema, e io parlo del mio amore, e con il teatro, perché è una forma straordinaria di intrattenimento. Peraltro una forma di intrattenimento che per secoli è stata la gioia delle corti, perché poi le corti questo facevano, avevano gli affabulatori, e cioè i narratori o anche i buffoni che comunque divertivano il re con i racconti. Quindi voglio dire, questa è una cosa in fondo preziosa che ci regala l'età di Paolo, diciamo così, perché se no mica sta qui a fare magari un film, per carità, bellissimo, carinissimo, però che noi avremmo visto attraverso la macchina del cinema.
Invece il piacere di questi incontri è un piacere che è una frizzante, particolare, vivo. Difatti sono sicura che se anche voi quanto siete avete delle curiosità e gli domandate, lui sarà felicissimo di rispondere. Sì, direi che siamo arrivati al momento. No, no, perché vedo che le prime file di giovanissimi stanno crollando leggermente. Per tenerli svegli, soprattutto lei, sta dormendo, no? No, poi ha messo una tecnica straordinaria, perché adesso si parla molto di questo, come si chiama quel corpo che il ministro che adesso vuole mandare il medico fiscale subito, Brunetta. Ora Brunetta è indeperito, primo perché quando sarà? È un nano Brunetta. Ma dai, tu sarà la è un nano, vero? Anche ai tacchi alla Berlusconi, come Sarkozy, dei tacchi anche mascherati, però un nano, quindi un nano è un pochettino indifferito contro tutti e quindi è un uomo fondamentalmente, insomma, non buono, come si può dire, una carogna, dai, detto perché mandare il medico fiscale subito per altro, è una cosa, un'impresa assolutamente impossibile, è una minaccia stupida. Primo si mette a contrastare con dei professionisti di fannulloni, ma è gente invincibile. Allora uno per esempio ha un malessere al mattino, allora deve aspetta assolutamente alle 9 per telefonare al capo struttura e dire guardi dottore, no, non ce la faccio. Benissimo, e gli manda al medico fiscale. Il medico fiscale quanto tempo ci mette ad arrivare lì? 3 giorni. Quindi avete capito, no? come funzionerà la cosa. Quindi mi sembra che sia il caso adesso, vabbè, lei stava dormendo, sia il caso di sentire più o meno, adesso non voglio dire interagire, coinvolgere, però se c'è qualcuno che gentilmente per pietà lo comando adesso, no, per sollevare le sorti della serata, altrimenti diventa una rottura di palle. C'è questa signora, ecco, adesso questa ragazza però si alzi, abbia pietà. Ma così capisco. Sono piazzata così comoda. E poi si risiede. Buonasera. Qualche giorno fa ho sentita parlare, non male, ma in maniera un po' negativa, di alcuni comici del passato. Come se noi li avessimo un po' sopravvalutati. Tipo? Gassman. Comici del passato? Attori del passato, anche comici. Anche comici, però attori come Gassman, come altri, l'Amleto, lei citava l'Amleto quando lui scese con questo teschio bianco. L'ho sentita fare questa osservazione, volevo capire perché rispetto anche ad adesso. Sì, ma forse, la interrompo, perché Gassman è forse uno degli amici più amici che ho avuto. Probabilmente ho capito male. Posso dirle una cosa adesso proprio? Gassman, io quando lo ricordo, soprattutto il pubblico, esagero. La verità vera non la dico, perché tutto un serato mi sembra un omaggio assolutamente alla sua vanità di attore. Dire che era una persona, alle volte esagero nel parlare di Gassman, per la verità. Lei forse ha sentito in teatro, no? Dove, chi gliel'ha detto questo pettegolezzo a livello portineria per un teatro? No. Allora, no, ho sentito una trasmissione qualche giorno fa, Cominciamo Bene, sulle tre, una cosa del genere. Sì. Chiedevano un parere sui comici, gli attori di oggi, e lei diceva che sono un po' anacronistici rispetto al passato. Sono? Anacronistici, nel senso. No, l'aiuto io, più maturi. Cioè, non è vero che i vecchi attori, ma gli attori di teatro poi bene li ha conosciuti parecchio. Hanno una qualità rara, sono di una stupidità. Ecco, questo dice. È così, alcuni. Ma Gassman invece era un uomo di un'intelligenza clamorosa, Tognazzi anche, mi creda. De André, per esempio, era un mio amico straordinario, ma proprio straordinario. Ecco, vedete, questo applauso mi imbarazza, perché io sono cresciuto con Fabrizio. E negli ultimi tempi lui capiva che ormai stava niente, stava in un pantano,
ormai era Fabrizio, anche quello lì, quello che scriveva quelle canzoni. Quando è morto, subito in Italia, la morte ti deifica. E al suo funerale, lui ha avuto, io sono andato al suo funerale ovviamente, e c'era una piazza dove ci saranno stati almeno 4.000 ragazzi a Genova, eh? E poi in chiesa hanno suonato le sue canzoni. E poi in quel momento ho capito che io, non avendo il coraggio di morire giovane come è morto lui, non avrei mai avuto un funerale di quel tipo. E ho avuto per la prima volta un'invidia vera per un funerale. E avevo anche quasi deciso, io mi impicco stanotte, per vedere, non si sa mai. Il problema è tutto stabilire prima in quale piazza si fa il funerale. A che ora? Se lo fai, capito, a Piazza San Giovanni sono dolori, ma se lo fai in una piazzetta contenuta e tu organizzi bene, puoi avere... Eh sì, Lina, ma però se capita di sbagliare data, per esempio di morire il giorno in cui l'Italia vince i campionati del mondo di calcio. Questo è fortuna. Però tu avevi già trovato una data, no? Ti ricordi? Sì, l'avevo tentata in una data, poi non ho avuto coraggio, era quella cosa che diceva lui. Quindi lei non era d'accordo su certi giudizi, perché ho detto che Gassman, io ho visto Gassman che aveva 26 anni, era di una bellezza straordinaria. Teatro Camofenice a Genova, io sono andato di pomeriggio a vedere l'Amleto di Gassman, siamo andati, stanno strozzando dei bambini. E le confesso, sono andato con mio fratello, beh, abbastonate, perché non era vero, l'Amleto, avevamo 14 anni, era una rottura di palla terra. Compare l'Amleto in cima, sapete, un praticante è una torretta in legno di 5 metri, compare Amleto, ma Gassman, bellissimo, 26 anni, col teschio di Yorick in mano, ma era vestito di bianco, ma come era vestito di bianco? È già un po'... Boom, è caduto, no, non era caduto, lui si è buttato, ha fatto 5 metri laddove Zaccuni sarebbe morto nel mio funerale immediato, un attore normale, lui era un campione italiano di basket, si è alzato le colteschi di Yorick, eccolo un momento, il monologo di Amleto, e Gassman ha cominciato con B, come B, oh, no, lo faceva in inglese, è stata una cosa drammatica. Una cosa drammatica perché gli italiani e gli inglesi al massimo se vanno a Londra giù Italian Tourist Passport Dove Italian Restaurant per favore basta, quindi nessuno, lui implacava, ha detto be or not to be, this is a problem, platea, ha capito, allora generosamente ha fatto un gesto, non ha detto vabbè ho capito, sto una manica di ignoranti, e l'ha fatto in italiano, vestito di bianco, mi ricordo, aveva 400 denti, e fa essere, non essere, questo è il punto della a questo punto, adesso io gliel'ho detto, perché poi ho vissuto con lui anche un periodo molto felice della mia vita, abbiamo fatto 6 film insieme. Perché ha detto il punto, porca di quella puttana? Perché era vestito? Il punto ha spiazzato tutti, cioè è stato così violento lo shock di sentire il punto vestito di bianco, la torretta su da 6 metri, che Shakespeare, che era uno, come può testimoniare Lina, che era uno che sapeva scrivere. Si arrangiava. Niente, siamo usciti e il ricordo era, non il monologo mitico di Amleto col teschio in mano, del buffone di corte ioniche, pensa che forse non esiste niente dopo la morte, ed è un momento, forse è il monologo più famoso di tutto il teatro mondiale. Certamente. In assoluto. Però noi ci ricordava la torretta, vestito di bianco, viene giù da 5 metri, B in inglese, e poi nel finale ha detto il punto. Morale, noi ragazzini, com'è andata? Com'era? Non si era vestito di bianco, ha detto il punto. Alle volte io penso che la vanità di certi attori sia tale che privilegia la propria presenza e purtroppo non dice esattamente, non comunica quello che aveva scritto questo signore, che è questo William Shakespeare. Però diciamo la verità, allora Gassman, grandissimo
attore di teatro, bellissimo, il massimo del teatro italiano come attore e attore giovane. Che cosa c'aveva dentro che gli rosicava? Il fatto di non essere come Paolo, cioè di non essere anche un attore brillante, un attore comico. Difatti, se ricordate la sua carriera, vedete che a un certo punto lui ha cercato tutta la vita di diventare un attore comico, riuscendoci peraltro, perché era bravissimo. Grazie a Monicelli. Grazie a Monicelli. Nei soliti ignoti, Monicelli ha scoperto Carmen, gli ha messo mordacchio in bocca, due cose, l'aveva fatto balbuziente, sì. e poi la grande guerra, dai. Ma siamo assorti, sempre Monicelli, e poi in origine al sorpasso. Gasman è diventato che non. Branca Leone. Ora Monicelli. Ma questo per dirvi, guardate, io lo conosco bene, mi dispiace, forse non è che dica, non è un sacrilegio. Gasman non era assolutamente comico, e Lina lo sa, non era assolutamente comico, però Monicelli ha capito che c'era un modo di trasformarlo. Ha trasformato completamente. Certo non è sordi, perché nella grande guerra, nel finale, quando fucilano prima Gamma, dice faccia di merda, si fa fucilare, è un momento molto emozionante, ma il terrore del comico sordo, sordi che si fa fucilare, ecco, sordi, a mio avviso, se volete, è forse uno dei più comici. Sapete perché? Perché vabbè, se riguardate Stanley Orio, a distanza di 95 anni, fanno ridere. Abbiamo un comportamento in Stanley Orio, sono fanno ridere in maniera impressionante, Jerry Lewis anche. Fastidioso, eh? Sì. Fastidioso, eh? Interruzione, sì. Vabbè. Beh, io direi che dei comici forse, beh, Totò non ne parliamo perché fa ancora ridere molto. Però la grande sorpresa, quello che è stato veramente il vendicatore, terapeutico forse, perché nessuno aveva il sospetto e avevano dei timori di fondo di essere un po' come Sordi. Sordi era cinico, cattivo, però comicissimo. Perché? Perché la terapia che ha imposto Sordi è liberarsi dal terrore e dalla paura di essere cattivi e mediocri come lui. E Sordi è stato il vero unico italiano, romano soprattutto. E quindi direi che forse Sordi è stato il più grosso dei comici italiani. Lei è d'accordo, non mi sembra? No, anche perché in generale il comico per secoli è sempre vissuto sul concetto della fame. Ecco, la fame. Invece Sordi quasi mai. Mai, no, perché sulla carognaggine, sulla vigliacchieria, sull'opportunismo, la cattiveria, sui bambini. Tutti i difetti degli italiani, che noi sospettiamo appunto che partissero tutti, però mai è andato sulla fame. Mai. Mai. Adesso voglio cercare di intuire con voi, se siete d'accordo, qual è la fortuna che ha avuto un personaggio che, niente, quello sul quale continua a sopravvivere, che Fantozzi. All'inizio mi fermavano per strada e mi dicevano, ho visto quella cosa, sa che è uguale a mio zio, oppure uguale a uno che abita sotto, uguale a mio vicino di tavolo in ufficio. Nessuno mi diceva proprio la verità, poi precisamente gli italiani si sono resi conto che era comune a tutti quella loro incapacità, la mancanza di vivere completamente felici, e mi sono stati molto grati perché li ho liberati dalla paura di essere isolati in una malattia, quello di essere incapaci a sopravvivere nella società competitiva. Una volta ero in Sardegna, c'era uno sciopero, sapete quegli scioperi dei traghetti, quindi c'era una coda, mi ricordo, 12 chilometri a Golfo Aranci, ma 12 chilometri, 4 giorni in coda con le vecchie che urlavano, con i bambini senza latte, una tragedia. Ero con mia figlia in una macchina di lusso in quel periodo che ricevamo di grande fortuna, dico che qui bisogna cercare di, insomma, non farsi riconoscere. Passaggio a livello, io cerco di non esserci. Una vecchia fa, una di Brescia, lì al villaggio, è stato una correre, dico che mi ammazza. No, è stato un momento di grande affetto, ci aveva ragione lei, villaggio, ha visto, è 4 giorni che siamo qui, aveva ragione lei, è molto peggio, però dico, è 3 giorni, stiamo morendo, i bambini urlano, quasi grati di averli liberati dalla paura di essere anormali. La normalità purtroppo è la mediocrità,
Non è infelice Fantozzi, però comunque mediocre lo è, bisogna accettare. Lei ha il microfono in mano pronto, una domanda, mi sembra sì. Di capire. Sì, sì, sì. Sì, anzi. Sì, le volevo chiedere una cosa molto divertente che ho letto nel suo libro Vita, Morte e Miracoli di un pezzo di merda, è la visione che lei ha degli anziani. È l'unico che ha scritto male degli anziani, perlomeno l'unico libro in cui ho visto che lei vedeva un lato diverso di come si vede l'anziano, che bisogna portare il rispetto. Lei visto, invece ha mostrato un lato che mi piacerebbe che lei raccontasse. Che era? Quello degli anziani. Come lei vede gli anziani oggi, visto che poi il nostro paese tende ad invecchiare. Nel suo libro c'è un aspetto divertentissimo quando parla appunto delle persone vecchie. E sì, cioè lei è d'accordo, no? Naturalmente. Io sì, sono d'accordo su quello che lei ha scritto a volte, cioè che tutti vedono anche un l'aspetto dolce, però c'è anche un aspetto molto, molto cattivo. Insomma, da parte certo. Da parteli col bazooka, com'è? Ma sì, ma voglio sapere, perché secondo qualcuno di voi, anche soprattutto quelli non giovanissimi, avere più di 75 anni, adesso poi la gente vive fino a 80 anni, 85. Perché è un grande vantaggio invecchiare. La provvidenza, scusa, perché metti limiti alla provvidenza? Adesso ci sono 150, 160. Sì, io leggo che adesso si potranno fare 20 anni, sì, quello mi dà fastidio. Si potranno avere dei figli, cioè dei vecchi di 100 anni che scoprono, mi sembra. Vabbè, quello che manca nella vecchiaia, innanzitutto vede, l'Italia è un paese completamente amorale, ma di un moralismo assoluto, però adesso c'è un grande battaglio, non avete visto, non lasciate i cani d'estate, i cani, lasciano i cani nelle autostrade, ma la verità è che non nelle autostrade, ma lasciano i vecchi a casa, l'80% dei nonni dicono stai buono qui, stanno 2 mesi in Sardegna con i più vecchi da soli, ma mi sembra che il destino di questi vecchi sia comunque la mancanza di allegria, sono melanconici. Se lei va per esempio in una città nella quale io ho vissuto, una città fetida come Genova, non c'è andata, è una città dove l'età media ha 60 anni, è una città che è piena di malinconia, perché? Perché i vecchi sono melanconici. I giovani rompono i coglioni, i vecchi vogliono, adesso vedi una campagna, dato che la maggioranza dei votanti sono vecchi, dice niente più bottiglie di vetro, niente più schiamazzi notturni, bisogna chiudere le discoteche. Perché? Perché non accettano assolutamente la felicità dei giovani. I vecchi odiano i giovani, non li sopportano. Io trovo che questi giovanissimi hanno perso fiducia nei valori della cultura nella quale per esempio la mia generazione è cresciuta guardando una strada ben chiara che era la cultura nella quale si viveva noi, era una cultura chiara, bastava le ragazze dovevano sposare un avvocato benestante e noi diventare un buon avvocato, un medico oppure fare una piccola carriera. Adesso puoi consigliare a un ragazzo di 19 anni di trovarsi un impiego in banca? No, perché è terrorizzato, quindi sono completamente spiazzati. E quando una generazione è completamente spiazzata per aver perso fiducia nei valori della cultura nella quale cresce, pensate come l'indio americano è successo, perde l'istinto di sopravvivenza. La cosa più strana è che questi, loro, tutti, anche tu perché sei giovane, è per esempio l'impasticcarsi, il bere. Per esempio vedo che il venerdì sera tracannano tutti perché sono depressi indubbiamente. E la cosa fa un po' paura, perché forse mancano di felicità. E poi se vai in questi posti per la movida dove ci sono i giovani, senti che hanno perso l'uso della parola. Noi eravamo degli affabulatori, come dice lì, ma alcuni anche delle rotture di coglioni, parole parlavano. Loro invece, io ci vado ogni tanto, poi sono anche un detto in parte, e loro ci vanno ma non usano più la parola, perché la musica è assordante. Perché? Perché indubbiamente è l'unico modo per non comunicare. Comunicano con segni diversi, con i capelli pomatati, con gli orecchini, è un linguaggio tribale direi, ma però la parola
non si usa più, non si usa più perché tutto uno sterrato, mi sembra che ci sia un po' di paura, ecco. E la paura è rabbia, per esempio ci sono dei fenomeni come quelli, i bulli, quelli piccoli. Ma i bulli perché sono così incazzati? Perché hanno paura, perché vogliono essere competitivi anche loro, quindi picchiano per esempio le compagne di scuola belle, le compagne di scuola che picchiano e aggrediscono la più bella della classe, mi sembra una cosa un po' paradossale. Poi c'è un altro fenomeno che è terribile, la curva. La curva si dice, sono dei teppisti, poi no, non sono pochi, sono disperati quelli, perché il pretesto è la paura, la malattia di fondo di questi era paura di essere invisibili. Si parlava di tutti, di loro si parlava solo quando facevano casino. E allora ecco, pronti. Adesso invece li perquisiscono prima, e loro che fanno? Vanno agli autogrill, aspettano che passi un pullman di un'altra sguancetta a cazzo, proprio a caso, e si massacrano, botto, colpi di spranga. Perché? Perché hanno paura di non esserci. E allora sono indipendenti, incazzati, in un mondo dove si parla solo del Briatore, delle veline, di Berlusconi, di Carla Bruni. Cioè è un mondo dove il sembiante non è essere in questa nostra cultura. La felicità è non è essere felici, ma sembrare felici. E loro si sono... Ed è una cosa abbastanza imbarazzante, se volete. Bisognerebbe cominciare a dire che forse la cosa fondamentale è non sembrare, ma essere felici. Ed è difficile però, per questi. Tutta la cultura, per esempio dalla televisione, indica solo la società dei consumi, compra questo, compra quello, compra quell'altro, chiede quello. Piano piano gli hanno fatto una capoccia così ai ragazzi, cioè le notti d'estate in cui appunto al caffè si parlava, che erano bellissime, forse spero che le voci siano ancora, sono alle reni inchiodate da questo comprami, comprami, da questo bisogno di andare lì, di comprare quella, di avere la macchina, perché se no non sei nessuno. Allora è una grande colpa della società, la quale società, essendo società dei consumi, però deve far consumare. Io mi sono occupata della spazzatura di Napoli, no? Ora, basterebbe, chiunque di voi ha avuto una nonna, si ricorderà anche famiglie di 5 persone che alla fine della giornata c'era un secchio della spazzatura dove entrava tutta la spazzatura, eppure si mangiava lo stesso. Che cosa è cambiato? Il 70% è il contenitore, non il contenuto. Cioè tu vai per via la villola, ti becchi una cosa di plastica, poi un affare, poi una scatoletta, poi l'imballo, il contenitore. Questa società è un po' tutta così, non vanno mai al contenuto. Ma non è un posto, io assolutamente non è nessuna colpa dei giovani, è la società in cui siamo immersi che è diventata così. E d'altra parte come fermarla? Ma c'è un tentativo forse, bisognerebbe cambiare Papa. Questo Papa è un incapace, perché Wojtyła era un attore, poi era malatissimo, eccetera. Era bello, era un attore polacco, bravo, eccetera. Questo invece si presenta con un accento da SS tedesco, vestito come un monarca medievale, scarpe, scuole, eleganza, assoluta. Mentre a mio avviso noi avremmo bisogno di un Papa vestito come San Francesco, quello che colpisce di più in genere per essere credibili è la povertà. Tutti i grandi santi, che prima erano delle carogne, si sono travestiti da poveri, subito. Questo Papa ha un modello San Francesco, che era uno squilibrato, perché parlava con un cane lupo, credendo fosse lupo di Puglio, parlava con gli uccelli, pensa alla mamma di San Francesco. Vabbè, comunque questo Papa potrebbe, oppure cambiare, vedi, guardi, grazie. Un altro, negro possibilmente, prima di tutto. E una papessa? O una papessa. Devi, ma ti rendi conto che questi ancora, quando in Inghilterra la Chiesa anglicana si permette di dire se facessimo un vescovo d'oro, non c'è per il finimondo, ma siamo in un momento veramente la Chiesa, un elemento frenante, drammatico. Questo Papa invece, negro, quarantenne, che parla l'arabo bene,
dovrebbe fare una specie di conclave invitando tutti gli islamici, i buddisti che sono pochi, e poi tutti i cattolici, gli anglicani, i protestanti, tutti sulla striscia di Gaza, perché è tutto lì il problema. Sto cazzo di striscia di Gaza che si parla. Ma capisci che la striscia di Gaza può essere un motivo per far scoppiare una guerra nucleare? Lei deve andare lì e dire una cosa fondamentale, vestito da San Francesco, ebbio del nudo, con gente che fuma, no, perché altrimenti non si mette più di sopra, una tragedia. E in arabo dovrebbe dire, signori, lui, senza dire Allah, Dio, quello che vuoi, Krishna, è uno solo, non può che essere uno solo il creatore. Lo chiamiamo in modi diversi perché siamo nati e cresciuti in culture lontane, ma è uno solo, quindi cerchiamo di mettersi d'accordo. Dopodiché magari lo ammazzano. Purtroppo sì. Ma voglio dirvi, mi sembra che ci sia un'unica grande possibilità, una rivalutazione di certi valori. Non so, voglio dire, io non credo nella fede, non credo in Dio, però in un certo senso togliere quella voglia terribile che diceva giustamente Lina di essere, di non essere, di sembrare, di sembrare ricchi, le veline, tutto quello che vuoi. E mi sembra che quello sia da correggere, ma ci vuole però una guida spirituale diversa. Questo Papa poi mi sembra che sia una cosa che voi non direte in giro, mi sembra anche omosessuale, vagamente. Infatti si diceva che la cosa meglio di lui era il suo famoso accompagnatore, portavoce, era molto veloce, questo bisogna mettere. Così è anche un'offesa per gli omosessuali. Bravo! È un'offesa? Per gli omosessuali. Beh, vabbè, adesso non lo so. Ma lei dice la notizia che è lui. Attenti. No, date il microfono alla signora, che forse è la chiave della serata. Accenda il microfono, signora, sia gentile. Non si denigra così la figura, una figura come il Papa, non è da lei, signora. Questo non è assolutamente da persone intelligenti, signora. Io non ce l'ho mai considerata molto intelligente, ma questa sera proprio ho capito che è troppo. Va bene, mi piace molto. Devo confessare che la signora è adorabile, mi piace moltissimo. Tanto perché mi ha dato l'imbecille, cos'è che faccio? Molto piacere. Poi se no, è molto rassicurante. Seconda, poi mi piace come lei di colpo sia uscita dal clima, diciamo, ironico della serata per entrare nel clima serio, quindi un altro discorso. Beh, i cattolici sono un po'. No, ma non è che il microfono, se no. Il microfono, se no non sento. Io e nessun Papa, le persone intelligenti lasciano che sia così, loro non credono o non vogliono. L'ironia non è rispettosa su queste due cose, sulla Chiesa, sul Papa e su. Ma a me mi dispiace se la signora si sente offesa come cattolica, ma io ho un grande rispetto per le fedi di tutti i Papi, però purtroppo la natura posso sbilanciare su tutto. Voglio poter sbilanciare su tutto. Müller e il concetto espresso da Paolo Villaggio sulla striscia di Gaza era di un'intelligenza e non era per nulla. No, perché comunque la rivalutazione rivisitazione di un. Ma me ha portato ragione alla signora. Sì, ma si vuole scherzare. Vestito da San Francesco, striscia di Gaza. Forse esagerato. Sì, va bene, a mio padre dice che cosa. Chi è? È andato via lui. Dico, è il mio pupillo, quello che sembrava l'interlocutore, ha andato per fumare, bravo. No, mi sembra che lui, proprio lui, abbia chiesto che cosa suggerisce allora per migliorare
il tasso di felicità di noi giovani è molto difficile, so? È molto difficile, bisognerebbe, ecco, bisognerebbe, qui mancano le parole, Berlina, adesso senza offerta, ma questa tendenza a parlare male, va bene, niente, senza toccare naturalmente questi dittatori, questi San Paolo, secondo me, la mancanza di ironia è forse la qualità più grave della Chiesa. Guardate che io ho avuto fortuna. Siamo dei buffoni, signora mia, deve aver pazienza. Sì, è la libertà di pensiero. No, il buffone di corte ha ragione lei. Il buffone di corte aveva l'autorità e la licenza di poter parlare male del principe, senza essere impiccato o fucilato, quindi era una voce libera. La funzione forse del buffone è quella di avere la libertà di dire anche che il Papa. Forse come dice lei, l'ho detto? Lei ha detto, però io questo non l'ho detto, ho detto solo che la cosa più bella che stava intorno al Papa era questo suo arcivescovo, che devo dire è bellissimo. No, mi pare che questo sia un dato oggettivo. Quando me l'hanno detto ho dovuto dire va bene, ma a prescindere da questo, vabbè, la prossima volta forse ci mettiamo addirittura il cappello con. Quei campanellini, sì, io sì, sono felicissima di essere considerato un buffone. Quello che mi preoccupa di più è essere presa troppo sul serio. Perché io nei miei film mi sono occupata sempre di cose a carattere anche politico, sociale, sempre, ma sempre con lo sghignazzo, che considero il più grande dono che si possa avere nella vita, la possibilità di ridere di noi stessi e degli altri. Lo considero un dono del cielo, se c'è. Anche perché con la risata sei più efficace, sai, vai diritta poi. Quando i comici diventano troppo seriosi, parliamo di Grillo per esempio, che vuole fare politica, o i girotondini come Moretti, allora diventano inquietanti, perché allora capisci che in fondo dire, forse qualcun anziano se lo ricorda, i politici sono tutti merda e disonesti. 60 anni fa un certo Giannini, fondatore dell'Uomo Qualunque, ha detto le stesse cose e ha avuto un successo strepitoso, mentre la realtà è che i politici non sono dei marziani che sono sbarcati e hanno detto noi siamo i politici, no, è la nostra proiezione, ci corrispondono, non è vero che sono completamente estranei alla nostra natura, sono esattamente quello che siamo noi, solo che hanno avuto l'abilità, se vuoi, di mettere le mani nella stanza dei bottoni, e che siano mediocri adesso è il dubbio, perché vedi che adesso un discorso politico non lo voglio fare, ma insomma un problema per esempio del nostro paese che sta naufragando in questo momento è la mediocrità della nostra proiezione dei politici, che vedi che non pensano assolutamente alla res publica, cioè al paese che sta naufragando, no, vedi che si scannano ancora per consolidare il loro potere, che essendo mediocri poi di fondo è l'unica cosa che li fa sopravvivere, che li fa vivere, avere successo, fortuna, i tacchi mascherati come Sarkozy e Berlusconi, però comunque ragazzi non ci è vero. Cascato, ci sei cascato anche tu Paolo a parlare di politica. Sì è vero, sì avevo detto, non parliamo a lui prima, sì. Cioè, però non parliamo di politica. No, però la domanda che ha fatto lui insidiosa dice, ma che cosa si potrebbe fare? Ma è un momento molto delicato, sai, un momento delicato per tutta la cultura occidentale, non è vero, sai, adesso qui dice perché il petrolio, ma che cazzo il petrolio, non è vero, bisognerebbe in qualche modo cercare di trovare una soluzione al problema dell'accaparramento, l'avidità, il successo, quello che ho detto prima, come abbiamo detto, consiglio successo a tutti, sì, consiglio successo perché è un momento emotivo di grande felicità e allegria, sì. Però il successo bisognerebbe che l'avessero in pareti, non un gruppo, un elite, una casta, non so, signori, io a questo punto però basta, no? C'è anche il problema del numero, se mi fai dire una cosa. Sì, ecco, sì, è fondamentale. Io penso sempre, il problema del numero è il più preoccupante del mondo. All'inizio del Novecento eravamo 1 miliardo e poco più. Sì. Alla fine quasi 7. In questo momento che noi parliamo staremo diventando 8. Questo è il vero cancro del mondo.
adesso mia nonna che dall'alto dei cieli sta ringraziando Dio di quella signora che mi ha messo un po' a posto perché era cattolicissima, religiosissima, sicuro lei è una benedizione di mia nonna, però mia nonna dall'alto dei cieli, se potesse andare a tirare un momento, diciamo, la tonaca di San Pietro, cioè, beh, e che facciamo qui?